Eccoci tornati sulle fonti TV e naturalmente eccoci tornati con il nostro appuntamento settimanale del Fatto di Marcotti, con in primo piano gli scenari politici ed economici e poi naturalmente gli approfondimenti che vi proponiamo e che partono un po' da riflessioni che lo stesso Giancarlo Marcotti, fondatore di Finanza in Chiaro, fa ogni giorno attraverso i suoi video. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno Manuela, un saluto a te e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, io vedo che in questo periodo ti stai molto sbizzarrendo sul tema dell'Europa, su cui torneremo. Non è l'argomento che abbiamo selezionato oggi per la nostra puntata del Fatto di Marcotti, però chiaramente ti stai chiedendo cosa che abbiamo fatto anche qui per altri motivi, se l'Europa serva veramente, no? Vero? Ti stai un po', stai dividendo in più parti un argomento decisamente complesso. Assolutamente sì, anche perché in questi ultimi tempi effettivamente l'Europa non ha dato segnali di grande efficienza, no? La questione vaccini che noi abbiamo delegato all'Europa perché al solito noi italiani non sappiamo come fare, insomma non è che l'Europa l'abbia risolto, anzi ha creato diverse problemi, insomma. Questa Europa qua continua un po' a deludere rispetto alle attese che aveva alimentato in tutti, diciamo, i popoli europei. Comincia a Certo. essere abbastanza deludente, ecco, e quindi occorre parlarne, insomma. Sì, occorre parlarne. E beh, speriamo che se ne parli anche dopo, perché poi sempre il solito annoso problema, no? Si parla quando c'è l'emergenza, si ne parla quando c'è l'emergenza e poi bah, tutto torna rose e fiori solo apparentemente. Io mi auguro di no, ma noi tanto qui ne parleremo tutto l'anno, anche mi auguro quando l'emergenza Covid sarà passata. Allora, altra panoramica prima di andare nel nostro argomento del giorno, Giancarlo, che ti chiedo è, insomma, io ho parlato a lungo di nuovi dati sulla povertà, ci sono questi dati shock che ci parlano di un aumento in modo esponenziale di italiani che verseranno in condizioni assolutamente di povertà assoluta, quindi sempre più italiani che avranno bisogno di beni di prima necessità, più giovani, più italiani, 10 milioni di italiani a rischio povertà, eccolo il dato. E sono stime ancora provvisorie perché sappiamo molto bene che finché la pandemia non avrà allentato la sua presa, non potremo fare i conti nel vero senso della parola. Sono arrivati i nuovi aiuti del governo, li ritieni sufficienti? Ma assolutamente no, ma non è perché il governo fa poco o dovrebbe fare di più, è perché allora la povertà deriva dal fatto che non cresciamo. In Italia non cresciamo da 20 anni e a maggior ragione ovviamente con la pandemia la situazione è chiaramente degenerata. Ma il problema esisteva anche prima. Cioè, la povertà nasce dal fatto di non crescere, semplicemente in quello. Quindi, fin quando noi non arriveremo a crescere, tutti i ristori possibili, eccetera, sono una volta si diceva i pannicelli caldi, insomma, sono quella cosa che non serve per risolvere la malattia, insomma. La malattia ha necessità di una cura, insomma, forte. E poi deve essere mirata, insomma. Qua invece noi continuiamo a cercare di tappare dei buchi, perché obiettivamente non abbiamo la possibilità, purtroppo con una moneta non nostra, di crescere quanto dovremmo. Ripeto, a parte la pandemia che chiaramente adesso ha solo che peggiorato la situazione, ma tutto questo si è andato a riversare su una situazione già drammatica. Cioè, quando noi diciamo che la Germania ha subito meno danni dalla pandemia di quanto abbiamo subito noi, è perché appunto aveva la possibilità, veniva da anni di crescita e quindi aveva la possibilità di intervenire. Noi invece facciamo più poveri, cerchiamo di aiutarli, ma cercando di aiutarli questi ristori tolgono ossigeno alla crescita, perché chiaramente non vanno ad investimenti, ma vanno appunto a ristorare delle situazioni, e
E quindi non ne usciamo da questa situazione. Purtroppo lo so che è un ragionamento che sembra un po' pessimistico, ma è la realtà dei fatti. Certo, beh, no, assolutamente pessimistico ma realista, nel senso che anche prima della pandemia, no, parlavamo sempre della situazione di non crescita del nostro paese, soprattutto che restava ancorata agli ultimi posti della classifica di virtuosità dei paesi europei, quindi insomma chiaramente tutto questo si è aggravato ulteriormente. E qui mi viene spontaneo metterti sul tavolo, Giancarlo, altri numeri che ci portano poi all'argomento della nostra puntata, che è un tema che stai affrontando sempre nei tuoi video. Ti dice qualcosa a debito pubblico? Sì, purtroppo è un problema. Cioè, noi tendiamo soprattutto ultimamente, a nasconderlo, e invece è un problema ed è un problema molto grave. Cioè, Sì, e noi guarda. avevamo già un grande debito pubblico, adesso è aumentato a Infatti, dismisura, questi insomma. sono i numeri che volevo metterti sul tavolo, poi ti lascio la parola. Il Sì. titolo che abbiamo voluto dare l'ho un po' ripreso da una domanda che hai fatto tu rivolgendoti al tuo pubblico, cioè il debito pubblico si può cancellare, punto di domanda, perché appunto avevamo già numeri da record, ma il debito pubblico italiano è ancora più da record perché vale oltre 2.600 miliardi. Attraverso questo report di Banca Italia abbiamo visto questo aumento, appunto, record dell'indebitamento statale a gennaio 2021. Insomma, Giancarlo, a te la parola, nel senso, prima, come hai detto tu, sembra quasi un non problema sempre quello del debito pubblico, ma in fondo prima o poi ci ripresenterà i conti, ce li sta già presentando in piena pandemia, figuriamoci poi. Ecco, da qui quali sono le tue riflessioni? Il problema del debito pubblico, e qui ci ricolleghiamo a quanto avevo appena detto, perché vedi, Manuela, sembrano due argomenti differenti ed invece poi vediamo che sono uniti. Parlavamo prima dell'aumento della povertà, adesso parliamo dell'aumento del debito pubblico, le due cose sono assolutamente collegate purtroppo. Cioè la povertà e il debito pubblico perché aumentano? Perché non si cresce, perché l'economia non cresce. Poi con la pandemia addirittura non solo non cresce, ma abbiamo una riduzione del PIL estremamente significativa, cioè cose che si erano viste solo durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Quindi un crollo del PIL, non noi già non eravamo ritornati ai valori del 2007-2008, quindi noi non avevamo recuperato neppure la crisi 2007-2008. Poi c'è capitata la pandemia, figuriamoci. Ora cerchiamo di uscirne, oppure diciamo che i media tornano a parlare di cancellazione del debito. Il patto sarebbe splendido se la cancellazione del debito risolvesse tutti i problemi. Purtroppo non è così. Purtroppo la cancellazione del debito, che già è una cosa che ha poco senso, ma supponiamo anche che avesse senso, non risolve nessuno dei problemi, perché, ripeto, il problema, si risolve solamente con la crescita, non con cancellare il debito. Perché la questione del debito, diciamo, del debito degli stati, non è che sia come i debiti che noi abbiamo normalmente, che ne so, verso di solito una banca o una cosa. Beh, poi tanto arrivano i Perché? condoni, permettimi la battuta. Vabbè, Esatto, poi magari esatto. dopo ti chiedo anche cosa ne pensi, però non volevo distoglierti dal tema debito pubblico che è, insomma, urgente. No, ma allora la questione è questa: quando normalmente, purtroppo, ma è ovvio che sia così, le persone tendono ad unificare le cose, cioè se io ho un debito verso la banca, devo pagarlo, se io ho un debito pubblico devo pagarlo. Però si dice: ma il debito verso chi ce l'ho? Verso la banca centrale? Allora, se ce l'ho verso la banca centrale, sono io stesso, quindi ho un debito per me stesso e non devo pagarlo. Questo ragionamento qua, che sembra alla fine filare, nella realtà non fila per nulla. Nel senso che un debito è sempre un debito, e anche se io lo cancello e non lo devo dare a nessuno,
A parte che contabilmente continuo a non capire come si faccia a cancellare, cioè se la banca centrale dovesse cancellare il debito, quella posta lì a livello contabile dove la mette? L'unica cosa è che vada in negativo il suo capitale. Ma allora noi sappiamo tutti che qualsiasi azienda, se il suo capitale va in negativo, fallisce, cioè. Il classico fallimento è appunto quando il capitale diventa negativo e non lo si può più, non si ha la forza di ricapitalizzarlo. Qua si dice, ma se io sono la banca centrale lo ricapitalizzo. Ma perfetto, allora che differenza c'è tra cancellare il debito e non cancellare il debito? Tanto quel debito lì viene continuamente rinnovato. Quindi non è che la cancellazione del debito è una soluzione del problema. Io posso già far finta che quel debito lì non c'è perché è un debito che posso considerare perpetuo, nel senso che quando scadono i titoli del debito pubblico li rinnovo con emissione di altri titoli del debito pubblico. Ripeto, non è la cancellazione del debito una soluzione. Paradossalmente, anche se non troppo paradossalmente, può diventare un grosso problema perché se io vado a cancellare il debito faccio capire a tutti che sono in difficoltà. E allora a quel punto l'investitore, diciamo la persona o la società, insomma, ma il privato, ecco, che ha investito in debito pubblico, cioè se io ho in mano dei BTP. E mi cancellano il debito, certo, la parte del debito che ha la banca centrale, non mi cancellano il mio, perché chiaramente se mi cancellano il mio, no. Ma Certo. voglio dire, comunque, anche se cancellano solo il debito che ha in mano la banca centrale, io investitore, non mi sento più sicuro, dico domani, così come hanno cancellato il debito con la banca centrale, magari lo cancellano anche con me, cioè non mi ridanno più indietro i miei soldi. Quindi cancellare il debito non solo non risolve il problema, ma fa sì che questo problema qua venga ingigantito perché le persone naturalmente prenderebbero paura e Sì, insomma, il tema scapperebbero. fiducia che già è abbastanza precario sarebbe ancora più, insomma, più penalizzato, mettiamola così. E però, appunto, tornando al discorso e al fatto che sia un grosso problema il debito pubblico, ti faccio, cioè, due domande, una un po' più complicata, mi rendo conto. La prima invece che parte dal presupposto che in questo momento, visto che siamo in un momento emergenziale, ci stanno dicendo tutti che il debito pubblico è il minore dei problemi, no? Relativamente, cioè della serie, ci penseremo dopo. Ecco, questa cosa ne pensi? Ne abbiamo già parlato altre volte, ma visto che abbiamo riportato in vigore l'argomento, ti chiedo cosa ne pensi e poi appunto come risolvere il problema, perché è un caos senza fine quello del debito pubblico, cioè ce lo portiamo appresso da tempi ormai immemori. Sì, allora è chiaro che risolvere il problema del debito pubblico, ma anche tutto il resto, c'è un solo modo. Io purtroppo lo sto ripetendo un po' troppo spesso, capisco che possa essere, ma è solamente crescere perché il famoso debito noi. Come lo quantifichiamo? Certo, parliamo di 2.600 miliardi di euro, che è una cifra enorme, ma quando le cifre appunto diventano enormi, poi non si percepiscono nella loro gravità, cioè quant'è 2.600 miliardi di euro? Cioè, voglio dire, per me è tanto 1 milione di euro, 10 milioni di euro. È già un'enormità, 1.000 milioni di euro, cioè 1 miliardo di euro. Immaginatevi 2.600 miliardi. Quindi l'unica cosa è rapportarli al prodotto interno lordo, quello che si fa di solito, cioè fare il rapporto debito su PIL. Sì. Questo naturalmente è un grande segnale. Il debito su PIL in Italia è andato al 160%, quindi una cifra veramente enorme. Però ecco, qui introdurrei una novità nel mio discorso, anche perché sennò assolutamente sarei ripetitivo, no? Sì. Come abbiamo parlato di debito pubblico, che effettivamente, ripeto, è un problema, non è una cosa che dobbiamo nascondere,
non dobbiamo dire che non è un problema perché lo cancelliamo. Ma come abbiamo parlato di debito pubblico, dobbiamo anche parlare di debito privato. Certamente. E qua l'Italia non è messa male. Non è messa male anche proprio in considerazione dell'alto debito pubblico, cioè, però diciamo che è una situazione da vedere nel suo complesso. Quindi vedere che le aziende italiane e anche le persone, diciamo proprio le singole persone, sono meno indebitate, molto meno indebitate rispetto all'estero. Beh, è una cosa che dovrebbe darci un po' di fiducia. Ora, è chiaro che se noi vogliamo ridurre il debito pubblico andando a prendere i risparmi degli italiani, ricordiamoci, ok, diminuiamo il debito pubblico, ma diminuiamo anche così la ricchezza degli italiani. Però questa è la verità dei fatti. Quindi noi abbiamo comunque un debito privato molto più basso rispetto ad altre nazioni che invece ci attaccano sempre o comunque ci criticano sempre per il nostro debito pubblico. Non ne Sì, usciamo, insomma, appunto, però. stavo dicendo esattamente questo, cioè non ne usciamo, è un po' un cane che si morde la coda, anche quello che hai detto tu all'inizio, cioè che si risolve, quindi dopo torniamo sul debito privato, il problema del debito pubblico si risolve con la crescita, ma insomma la crescita però sembra impossibile da raggiungere e da perseguire perché non ci sono soldi, si dice sempre che la coperta è troppo corta e quindi attenzione dove possiamo prendere questi soldi, perché se non aiutiamo comunque, se non diamo benzina alle imprese, a chi può contribuire, no? Al tessuto economico del paese, chiaramente non abbiamo fatto nulla e poi anche il debito privato, cioè il problema per cui dopo insomma, gli italiani dicono mica verranno poi a rifarsi su di me proprio perché ci sono carenze strutturali a livello di Stato, no? Del paese che ancora una volta ha bisogno appunto dei soldi degli italiani, ecco, cioè, non se ne esce più, sembra un discorso che si arrotola su se stesso. Però è così, cioè è vero quello che hai detto, Manuela. Quindi il fatto è questo, che, ripeto, per uscire dobbiamo crescere. Per crescere c'è una sola maniera, per crescere, perché ricordiamo sempre che la crescita si ottiene solamente con il lavoro. Anche qua è la questione. Noi guardiamo sempre alla banca centrale perché emette moneta, eccetera, così, ma la crescita si ottiene in un'unica, con un unico strumento, che è il lavoro. E se noi facciamo stare a casa le persone a non lavorare perché appunto c'è la pandemia, è chiaro che non possiamo crescere. Quindi se mi dici in questo momento il debito pubblico, l'ammontare del debito pubblico dobbiamo un po' metterlo in secondo piano perché c'è questa pandemia. Ok, vabbè, se è così, cioè se la situazione sanitaria è talmente grave che dobbiamo fermarci di fatto e quindi dobbiamo insomma accettare una mancata crescita o addirittura una riduzione, va bene nel senso va male, ma non c'è alternativa. Però il discorso resta vero, cioè se noi non aumentiamo il lavoro non cresciamo e se noi non cresciamo poi la situazione va a degenerare ovviamente. Quindi prima o poi bisognerà tornare a lavorare, questa è l'unica maniera per uscire dalla situazione, questa è l'unica maniera, non c'è altro. Certo, assolutamente sì. Ecco, ma quindi vabbè, insomma, occorre il primo passo che tu faresti qual è, Giancarlo? Fermo restando che per ora le attività sono ancora ferme, gli aiuti devono ancora arrivare e quindi chiaramente la situazione è ancora ferma. Cioè, finché non si mettono in moto almeno queste prime cose, insomma, che credo che sia anche molto complicato ragionarci. Io ridurrei al minimo le restrizioni, proprio cercherei in tutte le maniere di far tornare a lavorare le persone. Ripeto, è l'unica soluzione. Per il resto, cioè, ripeto, sono
tentativi così di tamponare un po' la situazione. Tra un po' si capirà che tutti gli interventi delle banche centrali che sono avvenute in tutto il mondo, per l'amor del cielo, necessari, però se non hanno risolto il problema con emissioni di migliaia e migliaia di miliardi, io non so quanti migliaia di miliardi sono stati emessi in tutto il mondo, ma una cifra spaventosa, e non abbiamo risolto il problema, vuol dire che lì non era la soluzione, era un qualche cosa per tamponare una situazione di emergenza, ma che no, una situazione che non può durare a lungo. Quindi, cioè, noi sappiamo che più durerà questa situazione e più il problema diventerà serio e grave. Quindi dobbiamo cercare in una qualche maniera di farla durare il meno possibile, di Certo. ritornare alla vita normale il prima No, possibile. guarda, speriamo dopo Pasqua che si possa fare. Peraltro, qualche rassicurazione anche da persone un po' meno confident, tipo il ministro Speranza, sono arrivate. Ma insomma, aspettiamo. C'è un altro spunto che scrive un amico. Occorre ridurre il più possibile la proprietà dei bond italiani in mano agli stranieri, come in Giappone, dove gli stranieri posseggono solo il 2% del debito pubblico giapponese al 200%. Cosa rispondi? Purtroppo non, anche quello non è la soluzione. Allora, il Giappone ha in mano il suo debito pubblico semplicemente perché nessuno glielo vuole comprare. Questa è la verità. Cioè, il Giappone, solo la banca centrale giapponese compra il debito pubblico giapponese o per una parte minimale anche le persone fisiche, ma quello, ma semplicemente perché nessuno, non è che è il Giappone che non vuole vendere il suo debito pubblico all'estero, è che nessuno glielo compra. Da noi il fatto che qualcuno ce lo compra, non pensiamo che sia perché anche da noi ultimamente sono le banche centrali che comprano principalmente il debito Eh sì. pubblico in mano alle persone private è diventato minimale, quindi anche da noi. Però ecco, per dire, gli stati il cui debito pubblico è più in mano a esteri, sono, tanto per dare l'idea, gli Stati Uniti e la Germania, cioè la gran parte del debito pubblico statunitense non è in mano agli Stati Uniti, ma questo non rende gli Stati Uniti più fragili o attaccabili dal punto di vista della speculazione, e così la Germania. Cioè, quindi diciamo che anche quello non è che se diamo in mano il debito pubblico agli italiani risolviamo i problemi, Chiaro, neanche chiaro. quella è la soluzione. Neanche quella è la soluzione. Insomma, è difficile mettere le soluzioni sul tavolo come vedo e mettere il più possibile bond italiani dalle banche che li comprino gli italiani e non gli hedge fund. Siamo in chiusura, ma insomma, proprio in 30 secondi, cosa rispondi anche a questa sollecitazione, Giancarlo? No, cioè, gli italiani, io, te, Manuela, cioè, saremmo disposti a comprare debito pubblico se rendesse Certo. qualche cosa che riteniamo opportuno, lecito, insomma, auspicabile. È chiaro che la situazione fa sì che sia praticamente sia alle banche centrali, insomma, a comprare quasi tutto il debito pubblico, restano rendimenti negativi e chi lo va a comprare? Sì. Cioè, chiaramente nessuno compra un titolo con rendimenti negativi, E no, logicamente. no, no, esatto. Va bene, allora Giancarlo Marcotti, grazie per aver risposto anche a queste domande. Dovremmo pensare anche a una puntata in cui lasciamo, come dire, lo facciamo sempre perché i nostri canali con la richiesta di messaggi sono aperte, però proprio magari con due o tre domande a cui rispondi tu e puoi sentire cosa ne pensano i nostri telespettatori. Magari raggrupperemo anche le domande più frequenti, perché no? Perché è molto importante per capire come potremmo muoverci in futuro, una volta archiviata questa pandemia. Grazie mille Giancarlo Marcotti, ti seguiamo su Finanza in Chiaro con i tuoi video del giorno e naturalmente ricordo ai nostri telespettatori che possono rivedere questa puntata sul nostro sito lefonti.tv e on demand sul nostro canale YouTube. Grazie.
Grazie a te Manuela e come al solito un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. E qui si chiude la prima parte di live che ha aperto la settimana, quindi ci sono state tante riflessioni e tanti approfondimenti che potrete appunto ritrovare sul nostro sito se avete perso qualcosa. E intanto vi lascio proprio in compagnia di altre interviste, altri focus, a partire peraltro dalla nuova puntata di Meme Economics a cura di Giacomo Iacomino che arriverà subito dopo. E poi torniamo sui mercati alle 14:30 live con tanti ospiti e sempre le vostre considerazioni che sono importantissime. E quindi buon proseguimento di giornata sulle fonti TV.